Allora, di cosa parliamo questa sera? L'avete capito. Allora, parliamo di Indiana Jones, della cu della cu del qua la trilogia di Indiana Jones più uno. Ok, perfetto. E allora, ho la batteria bassa, ma va bene, proviamo finché finisce. Allora, Indiana Jones è una delle saghe più meravigliose. Cioè, no, Indiana Jones, ragazzi, cioè, devo parlarvi di Indiana Jones? Parliamoci di Indiana Jones. Allora, Indiana Jones, hanno fatto il primo Indiana Jones. Il primo Indiana Jones era un film meraviglioso. Io ricordo ancora, ero piccolino, non mi portavano ancora il cinema. Poi Indiana Jones era un film pesante, perché ai tempi era un film pesante, santo Dio. Cioè, non era per tutti, capito? Adesso noi lo vediamo, una cagata. Però, quando io ero piccolo, cioè, mi ricordo questa cosa, che ero a tavola, arriva mia mamma e dice: Roby, ho visto un film di una roba dei teschi, dei mostri che uscivano dai muri, delle tarantole. Era una cosa che faceva una squiz. Cioè, ai tempi era veramente un filmato, un'avventura, al che dopo sono passati gli anni, prima, e l'ho visto da solo. Era amore a prima vista. Come fai a non innamorarti di Indiana Jones? Dai, forse un film d'azione, di un'avventura, di una roba, cioè, poi una roba incredibile, finché non ti rendi conto che Indiana Jones è totalmente inutile. Questo ormai è una leggenda, ma se tu, spettatore che sei al di là della telecamera, guardi Indiana Jones, no? Indiana Jones è inutile, che lui ci sia o che non ci sia, i tedeschi perdono uguale, cioè non cambiano, se non ci fosse stato sarebbero morti nella stessa identica maniera. Esattamente, è così. Però il film spacco tutto, è bellissimo. Poi abbiamo Octopus con le tarantole nella schiena, poi c'è cosa c'abbiamo tutta sta roba, Alessandretta, poi tutta sta Alessandretta, poi secondo me Alessandretta è anche in un altro film, ma comunque va bene lo stesso. Allora, no, vabbè. Boh, ma comunque dai, Indiana Jones il primo è una roba io non so neanche descriverlo, ma come fai a descrivere un film così? La musica di John Williams, Steven Spielberg, quando ancora era in gamma, insomma, quando ancora giocava col cubo di Rubik, perché dopo un po' smesso, è impazzito completamente, ha fatto quindi il ma è Harrison Ford, che era appena, cioè, il fenomeno, sbagliava niente Harrison Ford, capito? È un po' come avere sempre giochi a poker, era sempre quattro assi quando c'era Harrison Ford in quel periodo, capito? Poi in realtà in tutta la sua vita ha sempre fatto delle gran mega figate, tranne, vabbè, ok. E comunque, vabbè, il primo un successore della Madonna, bellissimo, poi in mezzo alla saga di Guerra Stellare, quindi pompata manella. Poi arriva il 2, Indiana Jones, il Tempio Maledetto, che tra l'altro cronologicamente sarebbe prima di Indiana Jones, il Tempio Maledetto. Cioè, Indiana Jones, il Tempio Maledetto è il 2, ma in realtà sarebbe prima di Indiana Jones, il Predatore dell'Arca Perduta. Non ho mai capito il motivo, non ho mai capito neanche il perché abbiano fatto questo incastro, però in realtà è così. Se voi guardate nella cronologia, questo è quello che dicono. E comunque, Indiana Jones, il Tempio Maledetto, io mi ricordo da piccolo che mi fece una paura bestiale, poi lo riguardai un po' più grande e dissi: ma è un film brutto, è una cavolata. Cioè, non so perché quella volta lì non lo capii, è un po' un cruccio della mia vita. Comunque sia, dopo un po' l'ho rivisto, perché dice: ah, può essere che mi faccio così schifo in Indiana Jones, è impossibile. L'ho rivisto e in realtà è una figata incredibile. Sono riusciti veramente nell'intento che poi hanno tentato di riutilizzare successivamente, fallendo miseramente. Cioè, hanno messo, capito? Hanno voluto fare una sorta di B-movie horror, un po' dark, molto dark, ed è veramente una figata, ragazzi, ma è veramente una figata. Cioè, in questo tempo, in questa India, super, super dark, con quell'inseguimento, con i trenini sotto. Santo Dio, ma quante volte abbiamo giocato a tutti quei giochi che in quel periodo uscivano? Pitfall 2, cioè erano la mia vita. Io sognavo a giocare a quei giochi lì, santo Dio. Madonna mia, che roba meravigliosa! Che Madonna mia, ma voi quei trenini in mezzo alla. Poi Indiana Jones, fisicatissimo, super incazzato, super giovane. E poi mamma, che strappi i cuori con le mani e butta gli uomini senza cuori che sono ancora vivi nella lava, li fondono. Ma che film era? Ma santo Dio, ma Steven Spielberg, ma che cosa ti è successo? Ma che cosa hai fatto? Poi comunque, bellissimo Indiana Jones, il Tempio Maledetto, questa storia delle tre pietre che insieme potevano creare il male assoluto, questi indiani incazzati con le corna in questo tempio maledetto, appunto, che furono antitesco. Ma questo è un'avventura, quando vanno dentro la grotta, che c'è tutto questi galbusiera per terra, che sono bagarone, sono blate, sono mille piccine, dai, nel primo c'erano le tarantole, i serpenti, nel secondo c'erano questi bagaronazzi orrendi, che poi gli si infila la mano, che lei gliel'ha infilata veramente uno schifo, poverino, che
Era talmente disperato che poi si è anche ciullato Steven Spielberg, che poi è diventata anche la moglie, lei, un po' di Gosman, fammi me. Comunque, tra l'altro è top anche ora, un po' plasticosa, ma è top lo stesso. Ma comunque, vabbè, Indiana Jones, sentivo maledetta, alla fine no, veramente non capisco perché non mi sia piaciuto, ma poi riguardandolo, veramente una figata, Indiana Jones, non sbaglio uno. Finché arrivano al terzo, ma c'è qualcosa da dire anche del terzo. Noi, non so neanche perché sono qui a parlare di Indiana Jones in realtà, ma dopo ci arriviamo poi a parlare di Indiana Jones. Indiana Jones, il terzo, ecco, l'ultima crociata alla ricerca del Santo Graal, cioè questo proprio, questa mitologia umana, qualcosa di che tutti sappiamo che forse c'è, forse non c'è, questo mistero tangibile, terrestre, santo Dio, terrestre. E ci rende partecipi di questa avventura bellissima. Poi, e qui chi c'è? Ci mettono lui, Sean Connery, cioè il papà di Indiana Jones e Sean Connery, H. James Bond, cioè vi rendete conto la figata, cioè l'unione delle mega, mega figate galattiche, cioè 10 lot, bravi, sempre meglio. E questo film, un'apoteosi a Venezia, questa volta c'hanno le ponghe, c'hanno sti pongoni qua, i topi, che però Harrison Ford gli piacevano i topi, quindi si è trovato un sacco suo agio dentro Venezia, che spaccano il numero 10 nella biblioteca, vanno sotto, arrivano questi turchi con la croce, che sono della croce santa, io difendo il sacro Graal perché non vado a cadere. Poi arrivano alla fine in questo tempio che esiste veramente, la parte interna era uno studio, ma le prove, Geova, le lame, il fiato di wow. Poi alla fine butta la sabbia, c'è questo ponte che non lo vedi, va dall'altra parte, c'è il crociato là che avrà 50.000 anni, che è là che colleziona Graal da una vita, là che dipinge col dasco, con la tempera, ha fatto un po' di bicchieroni e poi arriva Donovan che è anche tra l'altro, chi è Donovan? Rispondete chi è Donovan? Lui ha anche fatto Guerre Stellari, è un altro, sì, vabbè, comunque, è Virs Donovan, abbiamo fatto film, fare il fenomeno, me l'ero dimenticato, è Virs, è quello che guida gli AT-AT nella battaglia di Hoth, sì, è lui il boss. Arrivano qua dentro, allora lui dopo un po' arriva dentro, faccio il fenomeno, allora il crociato dice, scegli con sapienza, no. Allora lui dice, scegli, ma stai attento a ciò che... Non è così, volevo fare il fenomeno, ma non lo faccio. Capito, allora cosa fa? Lui il fenomeno, capito, ricco, amico del Führer, cosa fa? Va là, prende quello più figo, quello del fenomeno, no? Quello lì, di chi chiede? Di Dolce Gabbana, ha fatto il Graal Dolce Gabbana, quello dorato, con i rubini, ha schifato un kitsch della Madonna, ma lui fa il fenomeno, lo prende, pom, il ritorno dei morti viventi, 2 secondi, viaggio nel tempo, diventa una carta pesto, diventa uno di quei robi che fa mucciaccia, d'art attacco, niente, tutto in polvere, capito? Tutto terrorizzato. Invece Indiana Jones, che è modesto, è un umano, è uno di noi, Indy, bella Indy, te sei uno di noi, lo so, così uno di noi. Arriva lì, prende quel rottame, è come se una 500 senza motore, capito? Preso questo schifo, guarda, tutto di un po' dorato dietro, un po' di carta dorata dentro, poi gli ha messo questa pietra a forma di bicchiere, beve, bravo, te sei un fenomeno, te sei il dono della vita eterna, però gran pacco, solo qui dentro, non devi superare il sigillo, se superi il sigillo, non serve un cazzo. Non stoppo niente per niente, dai. Cioè, io devo bere il calice della vita eterna per stare dentro a un cunicolo in una grotta dispersa nel deserto. Ma cos'è? Ma comunque, beh, film bellissimo. Alla fine, lo sapete tutti come va a finire. E questa è la trilogia di Indiana Jones. E poi qualche anno dopo hanno detto, senti George Lucas, te che hai fatto quei 3 prequel che sono una figata incredibile, che senti Gio, come stai? Dai, facciamo, uniamo le nostre forze un'altra volta, facciamo questa mega figata, facciamo Indiana Jones 4 e il regno del tesco di cristallo. Ma dai, ma spacchiamo tutto, torniamo, facciamo Indiana Jones. E così fanno questo film bellissimo, comincia con questo cane della prateria in CGI che esce dalla cunetta lì, che guarda in giro, arrivano questi qua con gli hot rod, perché Lucas è fissato con le macchine americane, c'ha l'hot rod qui in testa, ovviamente. Questo rotto, no? E arriva questo che fa una gara con i militari. Questo qua guida il militare ingassato col colonnello dietro. Che cazzo qui? Sì, ti spari in testa. Ma cosa fai? Vanno dritto in questa base. Arriva questa base. Poi dopo, qua. Arrivano in questo base. A un certo punto, poi probabilmente, secondo me, loro hanno fatto un contratto con l'Italia. Hanno preso il direttore della fotografia, Diego Dalla Palma. Perché,
secondo me sì, perché c'era una luce, ma che cos'è? Ma sei andato in giro con l'abat-jour così? Cioè, c'avevi una torcia di quelle, di quelle da campeggio, santo Dio, ma cos'è quella luce lì? Ma ti rendi conto? No? Si vedevano anche i pori del russo lì, si vedeva che non era russo, i raggi X, ma dai, ma cos'è quella luce lì? Ma secondo me, ancora un po' veniva Barbara D'Urso a registrare Domenica In se continuava a fare quella luce lì, ma cos'è quello schifo? Dai, ma porca puttana, ma sì, e poi io svegliamo, cioè. Facciamo una mega figata. Dove sono? All'area 51. Ma spiegami il film prima. No, ma spiegami il film prima. No? Fai vedere l'alieno subito, in 5 minuti. All'area 51, le palline, è metallizzato, è calamitato, è l'alieno. Vabbè, allora, dov'è? I dischi di cristallo sono allungati. Forse sono alieni. No, ma me l'hai già detto. Ma me l'hai già detto. Ma sapete fare cinema voi due? No? Voi avete fatto qualcosa? Avete fatto i film più belli della storia del cinema per un salamandrone come me? Avete fatto Lo Squalo? Avete fatto Star Wars? Ma sto anche a parlare i primi tre. Avete fatto E.T.? Avete fatto Duel? Molti di voi non lo conoscono Duel. Guardate questa chicca di Steven Spielberg. È il primo film di Steven Spielberg. È un capolavoro assoluto. Avete fatto Il Colore Viola, ma avete fatto delle robe bellissime, American Graffiti, ma perché siete? Ma che cosa avete fatto? Vi siete fatti, vi siete mangiati una torta al peyote per fare questa roba qui, ma dai, su. Poi vanno avanti qua con Indiana Jones, almeno Indiana Jones, lui, con l'altro Ray Winston che glielo mette dietro subito praticamente, vanno avanti, scoprono sta cosa, poi c'è John Hart, cioè, gli avete messo anche un cast della Madonna, Kate Blanchett che fa la russa, ma sono, cioè la russa non è il politico italiano, fa la russa. E poi c'è, vabbè, Shia LaBeouf che io adoro, ma in questo film qui avete preso il top del top del top e siete riusciti lo stesso a fare una merda. Avete fatto una merda di film. Ma poi cosa succede? Lui scappa e va a finire in questo villaggio. Arriviamo al villaggio, bellissima scena postmoderna di questo villaggio, un po' asettico, tutto strano. Ma che cos'è questo villaggio? Inquadratura bellissima della bomba atomica. Facciamo l'esperimento con l'atomica. Indiana Jones, invece che mettersi a aprire la Bibbia e pregare e dire puttana, stavolta l'ho fatta grossa, cosa fa? Ah, va, mi infilo in un frigorifero. Si è infilato in un frigorifero. Ma cosa devi mangiare? I beretta? I salamini beretta? Cosa fai dentro un frigorifero in una casa con dei manichini di plastica? Infilati nel frigorifero, ma tanto se ti scoppia una bomba atomica a 500 metri, tanto sopravvivi. E infatti sopravvive. Esplode la bomba atomica, di quelle di bomba atomica, cioè la bomba atomica della bomba atomica, cioè non parliamo dei Raudi o delle Micette, santo Dio, eh? Toni Raudi delle Micette, è una nostalgia quando parlo di questo. Si infila in questo frigorifero, beppen! Bomba atomica più frigorifero, voli che lepida, casca su una cunetta. Allora, se io sono dentro un frigorifero, prima muoio surgelato, due mi caga addosso dalla paura, tre mentre volo mi infilo una cotoletta nei denti, mi infilo una cotoletta nel cervello, più atterrerò a una velocità stratosferica, per non dire che morirò, che mi verranno delle bolle ovunque. Lui cade per terra. La bomba atomica che spara in aria un frigorifero, esce dal frigorifero, si mette il cappello, sbarazzolo un po', un cicinino, giusto così, due passettine, no? Un po' come quando ti metti la mazza da baseball, gira attorno alla mazza da baseball, neanche, lì mi dava più fastidio, e poi cosa fa? Va via, oh, bella te, figata, sono sopravvissuto nella bomba atomica in un frigorifero. No, ma avete capito? Ma l'avete visto, vero? Poi si va avanti, arrivano in questo, più avanti, in questo campo dove ci sono questi qua che fanno. Sti qua, sti come nativi, no? Con queste maschere, no? Dove là dentro ci sono stati sti spagnoli che avevano questi. Praticamente che fanno parkour, ma si vede che fa parkour, si vede che avete preso degli atleti che fanno parkour, sono tutti stona, queste cose. E poi ci sarà stato lì, anche lì c'era Barbara D'Urso che teneva la lampadina, la abat-jour da letto con le farfalline che faceva le luci. E poi avevano costruito con la cartapesta, avevano fatto una scenografia che secondo me la usava anche. La usava anche Carmen Russo negli anni 80 Drive-In, perché lo stile era quello lì, cioè praticamente cos'è quella roba lì? A buio, tensione dov'è? Cos'è sta tensione? Cos'è sta roba? Dov'è? Tira fuori Barbara D'Urso, fai Domenica In, fai prima, santo Dio. E poi vanno avanti, arrivano in questo Hackathon dopo un po', ma io ho saltato Hackathon perché non volevo parlare della foresta, l'inseguimento nella foresta con lo spadaccino, con questi effetti speciali ridicoli, con queste macchine con le seghe che tirano giù una foresta, ma quando mai? Ma su, ma va bene il frigorifero, ma non va bene il frigorifero, ma non puoi tirare giù una foresta come se fosse aria, dai, ma cosa sono queste tre, ma che cosa sei, ma che cos'è, ma.
Ma porca puttana, poi le formiche giganti rosse fatte di gel. Ma tu, ma cosa sei al cinema? Ma cosa vai a vedere? I fanzina, i fanzina, i vanzina, e prendi le formiche di gelatina da mangiare, gli hai fatto quelle. Ma a me piacere, queste sono le formiche di marmellata. Ma chi le fa, Santa? Maria Rosa? Sono le formiche della Maria Rosa? Ma dai, ma smettila. Ma fai quei film seri, impegnati, Steven, basta fare ste cazzate da giovane, non ce la fai più, non sei più in grado, sei rimasto troppo indietro e male, tra l'altro, perché dopo tutto. E questo, vabbè, poi dopo arrivano ad Hackathon, cosa succede? Ci sono un sacco di alieni con questo teschio, gli mette il teschio, questo alieno si incazza, massacra la Russia, scappano, esplode tutto, salta fuori, però non dicono mai che sono UFO, dicono che sono esseri interdimensionali, però hanno un disco volante tondo che parte. Però sono esseri interdimensionali, sono esseri. Ma la smettete? Basta! Io sono anche andato, io e mia moglie, che mi ha fatto culo così, santo Dio. Sono andato al cinema a mezzanotte per vedere sto film. Sono tornato alle 3 che ho avuto gli incubi tutta la mattina, sono andato a lavorare così. Frigorifero, 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 frigorifero. Decapitazione della foresta. Ma dai, ma cosa sei? Dio, fortuna che adesso fanno il 5, perché ci vuole. Sembra che si ritrovino ancora per fare il 5, ma cosa devi raccontare? Dai, però forse non c'è lui, non c'è Indiana Jones, cioè non c'è Harrison Ford. Va bene, bello. Fortuna che i primi 3 film vincono su tutto, ma lui ti fa cagare il cazzo, dai, Dio, basta! Indiana Jones, viva.